Museo Iva Bruschi di Arezzo è tornato ad aprire le sue porte alla grande musica per la 14ª edizione della stagione concertistica, portando così in città i migliori talenti italiani e mondiali. L'ultimo ad esibirsi è stato Francesco Granata, emergente pianista e vincitore del concorso nazionale Venezia, il più importante riconoscimento nazionale italiano. Appuntamento ormai molto atteso in provincia di Arezzo, ma direi anche in Italia, perché ci sono persone che vengono anche molto da fuori per ascoltare i nostri concerti, perché abbiamo questi giovani concertisti che hanno vinto concorsi internazionali. Per noi è molto importante anche questo contatto col pubblico, perché i giovani spesso e volentieri, in una cornice così piccola come il Museo Bruschi, dove le stanze, le nostre appunto stanze che accolgono questi concerti, sono stanze quasi familiari, insomma era la casa di Bruschi, e consentono anche un dialogo col pubblico. Stasera abbiamo un programma anche di grande popolarità, perché abbiamo tutti i preludi di Chopin e quindi anche un viaggio, perché Chopin aveva composto questi preludi un po' pensando quasi al clavicembalo ben temperato di Bach, per cui ci sono tutte le tonalità, in tutte le 24 tonalità, e poi nella seconda parte i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, che forse è una delle composizioni più celebri del compositore russo.